sta anche affrontato sui nostri manifesti, che era la questione del cimitero. Di questo però vi voglio parlare tra un attimo, perché mi sembra che dagli interventi che abbiamo ascoltato prima di me emerge chiara una cosa, che all'indomani delle elezioni politiche, questo ce lo siamo detto e ridetto, ma credo che è importante ricordarlo fino all'ultimo momento, Sant'Anastasia aveva la situazione che tutti conosciamo, cioè una maggioranza con un consigliere di centrosinistra e un'amministrazione centrodestra. Noi come società, secondo il project financing, secondo la modalità della finanza di progetto, per dirla con un termine italiano, la gestione e il rinnovamento del cimitero ad una società privata che, accordandosi con il comune, procedesse a eseguire lavori di ampliamento e rinnovamento alla successiva gestione del cimitero. Questa cosa era stata fortemente criticata anche perché inevitabilmente comportava un aumento delle tariffe cimiteriali, il che mi sembra quantomeno il minimo, visto che oggi si paga si poco, ma non ho capito cosa si paga, perché se, non so se esista un servizio cimiteriale degno di questo nome in questo paese, e chiunque va nel cimitero se ne può rendere conto. Ma si poteva anche fare una cosa diversa. Questo significa semplicemente, allo stato in cui siamo oggi, che si toglie un cumulo da una parte, ma contemporaneamente il cumulo si forma da un'altra parte, o si toglie la spazzatura dal laghetto, come dicevamo lì, ma si riforma. Via Romani Costanzi, io ho avuto la sventura di passarci in questi giorni, perché come sapete è più salvo. È praticamente una discarica dall'inizio alla fine che aumenta. Non solo, io ho anche un sospetto che oggi come oggi ci sia un comitato di pietra che tiene in piedi anche questa amministrazione. Si chiama Piano Regolatore Generale. Ma vorrei dire a questi signori che il Piano Regolatore Generale, se noi continuiamo così, vista l'immobilità assoluta anche da questo punto di vista di questa amministrazione, non potrà essere nient'altro che la presa d'atto di decisioni prese in altro luogo. Noi abbiamo già il piano territoriale paesistico, abbiamo il piano operativo strategico, abbiamo il piano provinciale, che obbligheranno i nostri amministratori a redigere un piano regolatore semplicemente prendendo atto delle decisioni prese altrove. E quindi nessuno si illuda di poter vedere soddisfatte le proprie ambizioni o le proprie aspirazioni, di confrontarsi e di costruire qualcosa per questo paese, se si ha la capacità anche e la possibilità di proporre qualcosa di buono. Altrimenti forse è bene che si assumano una volta per tutte la responsabilità di tornare a dare la parola agli elettori di questo paese. Grazie. Luise, quelli come me che non siedono più nella sezione, non ci sono mai venuti nella massima assise comunale, di poter esprimere la propria opinione. La cosa importante adesso che andremo alle elezioni anche nazionali, dove l'aria che tira pare aiutare il Berlusconi grande e i piccoli Berlusconi, che ha raggiunto quasi il 56%. E la vittoria risicata del sindaco di centrodestra mi ha sorbeticato. Me ne sono testimoni gli amici che nel piccolo cenacolo di Madonna dell'Arco sera ci si ritrova per poter in un certo qual modo esprimere la propria opinione. Però io credo che come tanti elettori sia di centrodestra che di centrosinistra in questi giorni, in questi tempi, non è che ci sentiamo proprio bene e pronti a fare tutte queste scelte di cui parlava Giovanni. Noi vediamo, camminando per le nostre strade, integrato e solito nella nostra città, persa delle battaglie che la
politica fatta il tutto contro tutti, tutti contro tutti, senza riuscire a costruire un'idea di paese, un progetto di paese. Centro-sinistra dell'amministrazione passata, ci tengo a dirlo perché molti di noi dobbiamo fare prima punto al centro-sinistra, non è vero, sono stati fatti, portati anche in consiglio comunale, in questo consiglio comunale, delle iniziative veramente interessanti che potevano, non dico cambiare il profilo totale di questa cittadina, ma almeno per quanto riguarda alcune questioni fondamentali. Dica per esempio questo dei rifiuti. Ebbene, non un mio assessore, ma l'assessore Cortese, di cui voi sapete anche a stima per un po' tutti perché personava la morte di Dio, ebbene, aveva portato in questo consiglio comunale il rito di compostaggio, ovvero avevamo la possibilità di recuperare dei fondi per bonificare l'area della zona silenziosa, potevamo avere la bonifica del sito e in più potevamo avere anche che cosa? Un sito di compostaggio che era depressurizzato, lo stesso andando. Si dovrebbe in un certo senso trovare una soluzione per non arrivare in primavera, in estate, con una grande preoccupazione. Noi come comitato abbiamo invitato la cittadinanza a portare il video qui al comune.